La storia in giallo di Antonella Ferrera. Carl Gustav Jung. ...1912... Il giovane psicologo svizzero Carl Gustav Jung si trova di fronte alla dogana al confine con l'Austria. C'è molta gente che fa la fila e il vecchio ufficiale addetto ai controlli, nella sua divisa imperiale, sembra un tipo molto puntiglioso. Jung aspetta il proprio turno stringendo la valigia sotto braccio. È inutile, tanto gliela farà aprire comunque. Ma cosa c'è dentro? Frammenti. Ancora non so di cosa. Spero però che una volta messi assieme potranno dare un senso alla vita. Molto interessante. Beh, ho paura che sia roba che l'ufficiale non vi farà passare. Sì, sembra un tipo molto severo. Ha un aspetto strano. Cadaverico, direi. È uno di quelli che non sono riusciti a morire normalmente. Cosa? Non lo vede? È un fantasma. Avanti il prossimo. Forza. Dice a voi. Io... Avanti. E apra subito quella valigia. No! Carl, di nuovo lo stesso sogno? Sì, oramai mi è chiaro. L'ufficiale è Freud. È lui che mi aspetta al varco. Carl Gustav Jung nasce 37 anni prima, nel 1875, a Kessville, nel cantone svizzero di Thurgau. È un bambino solitario, introspettivo, dotato di una grande immaginazione. Con gli anni alimenta una crescente passione per la lettura, interessandosi di filosofia, teologia, letteratura, archeologia, scienza, ma anche di occulto, tanto da seguire le sedute spiritiche di una sua cugina. Si laurea in medicina all'Università di Basilea e decide di specializzarsi nel nascente campo della psichiatria. Tutti osteggiano la sua scelta. Anche la madre, che lo ha sempre sostenuto, è perplessa. Di tutti i rami della medicina dovevi scegliere proprio quello meno rispettato. Ma la psichiatria è il punto di contatto tra la natura e lo spirito. E comunque ho già un posto come assistente nell'ospedale psichiatrico di Burghösli, a Zurigo. Spero che tu sappia dare onore alla tua professione. Lo sai che gli psichiatri vengono considerati dei ciarlatani. Già nel 1900 Jung legge l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, ma ancora non ne apprezza l'importanza. Nel frattempo si sposa con Emma Rauschenbach e segue la propria carriera. Dedica grande attenzione ai suoi pazienti e per loro sperimenta nuovi metodi di analisi, come i test di associazione di parole. Anche i sogni però cominciano a diventare importanti nei suoi trattamenti e presto è un aperto sostenitore delle teorie controverse di Freud. Nel 1906 gli scrive per la prima volta. Freud gli risponde, lo ringrazia del suo appoggio e conclude. Sono fiducioso che vi troverete spesso in una posizione per sostenervi, ma accetterò volentieri anche correzioni. Sinceramente, dottor Freud. All'inizio Jung non si sogna di fare alcuna correzione al maestro. In poco tempo diventa il suo più acceso sostenitore e si spinge anche oltre. In una lettera gli scrive. In verità, e vi confesso questo con difficoltà, la mia venerazione per voi ha qualcosa della natura di un'infatuazione religiosa. Jung vuole sviluppare il rapporto come quello tra padre e figlio e anche Freud comincia a vedere in Jung il suo possibile delfino. Ma un pericolo è inagguato in questo rapporto, qualcosa che già Freud aveva postulato nei suoi scritti, il complesso edipico. ...1909... Sia Freud che Jung vengono invitati in America per una serie di conferenze. Partono insieme da Brema sulla George Washington. Non sei contento, Carl? Ti vedo pensieroso. Ho letto che da queste parti sono stati trovati dei cadaveri di uomini preistorici. Mi sarebbe piaciuto vederli. Perché questo interesse? Pare che i corpi siano perfettamente conservati. L'acido umico delle paludi ha mummificato la pelle e corroso le ossa. Jung ne vorrebbe parlare, ma stranamente Freud evita l'argomento. Il viaggio prosegue
e ogni giorno i due psicanalisti si allenano, l'uno analizzando i sogni dell'altro. Freud, però, non sempre collabora volentieri. Non capisco questo simbolo del triangolo nel tuo sogno. Dammi qualche altra indicazione. Non posso. Perché? Non posso mettere a rischio la mia autorità. Jung prova a cambiare discorso. In fondo c'è una cosa di cui vuole ancora parlare. Stavo di nuovo pensando a quei cadaveri delle paludi. Sigmund! Sigmund! Oh, cosa mi è successo? Sei svenuto. Con tutto quel parlare di cadaveri. Dillo pure apertamente che hai un desiderio di morte nei miei confronti. Jung rimane sorpreso dell'interpretazione di Freud e dalla violenza della sua reazione. Le conferenze in America però sono un successo e i due continuano la loro collaborazione. Nel 1910, al secondo congresso dell'Associazione di Psicanalisi, Freud si batte per far eleggere Jung a presidente permanente, ma ha anche una richiesta da fargli. Il movimento è troppo tumultuoso e scomposto e ha bisogno di basi solide. Promettimi di non abbandonare mai la mia teoria della sessualità. Questa è la cosa più importante. Dobbiamo farne un dogma, un baluardo incrollabile. Un baluardo contro che cosa? Contro la nera marea di fango dell'occultismo. Jung non ci sta. Per Freud l'occultismo non è solo la parapsicologia, ma anche la filosofia, la religione, che provano a indagare l'animo umano e, seppur con dedizione scientifica, gli interessi di Jung si spingono proprio in quella direzione. Nel 1912 torna in America per delle conferenze e i suoi insegnamenti si discostano da quelli di Freud sui temi dell'incesto, della fase latente sessuale, della libido, della regressione infantile. In un incontro a Monaco, il maestro gli rimprovera di aver scritto della psicanalisi senza menzionare il suo nome. Jung si scusa, ma presto c'è di nuovo tensione fra i due, anche se stanno parlando di tutt'altro. Non capisco come possa interessarti il faraone Amenofi IV. Ha cancellato il nome del proprio padre dai monumenti. Anche altri faraoni l'avevano fatto. Ma Amenofi fece di più. Fondò una religione. E questo è il punto che mi interessa. Freud sviene di nuovo. Jung lo solleva e lo stende sul divano. Ah, come deve essere dolce morire. Nel giro di un anno, tra il padre della psicanalisi e il suo erede, c'è una rottura totale. Jung lascia il posto di presidente e si ritira dall'Associazione Internazionale di Psicanalisi. Il British Medical Journal commenta: Jung è ritornato a una visione più sana della vita, ma nel mondo della psichiatria di cui vuole far parte è ormai un emarginato. Per di più, vengono messe in circolazione voci maligne che sostengono sia schizofrenico. Comincia un periodo di incertezza interiore, di vero e proprio disorientamento. Una domanda lo assilla: che mito sto vivendo? La ricerca di una risposta lo turba profondamente. Parte con gli amici per una gita in barca sul lago di Zurigo, ma non riesce a svagarsi. Uno della compagnia ha la fissazione di recitare l'episodio della Nechia dell'Odissea, l'incontro di Ulisse con i morti. Quando con voti e con suppliche le stirpe dei morti ebbi invocato. Basta, dai, basta! S'affollarono! S'affollarono fuori dall'erebo l'anime dei travolti da morte. Giovani donne, ragazzi e vecchi che molto soffrirono. Fanciulle tenere dal cuore nuovo al dolore. Di qua, di là, si pigiavano con grida raccapriccianti. Verde orrore mi colse. Ehi, Carlo, stai bene? Sì, solo un po' di giramento di testa. Non vorrai svenire? Siediti. Jung sente che quello è anche l'inizio della sua nechia. Nei mesi che seguono viene assalito da visioni, sogni, voci. Incapace di insegnare in modo coerente, lascia la carriera accademica, rinunciando alle lezioni di docente privato all'università. Presto passa al ruolo di paziente. Comincia un lungo periodo di autoanalisi. Sogna spesso dei cadaveri. Vede delle mummie che sembrano rianimarsi sotto il suo sguardo. Ce n'è una però, in un'antica armatura, che sembra immune alle sue occhiate più intense. Sulle sponde del lago di Zurigo
ne parla con la moglie Emma. Pensi che si tratti sempre di Freud, come quel fantasma alla dogana? Sì, sento che l'ho ucciso. Eppure lo voglio anche riportare in vita. Mi chiedo che mito io stia vivendo. Che sia quello del parricidio. Ma cosa fai con quei sassi? Passione per le costruzioni. Lo so, è ridicolo. Ma sto esaminando tutta la mia vita e ho bisogno di esplorarla fino in fondo. Magari anche riprendendo queste vecchie abitudini. Beh, perché mi guardi così? Siete più matti dei vostri pazienti. Da tempo Jung è convinto che un buon analista deve a sua volta essere analizzato. Il processo su se stesso però non è facile. L'inconscio lo assale con forza. Nell'autunno del 1913 ha una visione. Si trova in treno, costeggiando le Alpi svizzere, che all'improvviso vengono minacciate da un'enorme marea. Le montagne si innalzano per sfuggire alle acque che portano via le rovine delle città europee e migliaia di cadaveri. Presto l'acqua è rosso sangue, una voce sussurra. Guarda bene, è tutto vero e così sarà. Forse, pensa Jung, la visione gli preannuncia che una psicosi sta per disintegrare la sua mente. Carl, adesso cosa ti succede? Non riesco a dormire, ho lo stomaco in subbuglio, mi sento posseduto. Sei tu stesso che alimenti queste fantasie. Lo faccio per trovare il bandolo della matassa. Forse ti sei spinto troppo in là. Non posso fermarmi. Se chiedo ai miei pazienti di andare fino in fondo, devo essere in grado di farlo anch'io. Le visioni e i sogni continuano ad affollarsi e Jung li annota, li disegna, li dipinge, nella speranza di catturarne il significato. Spesso si tratta di immagini angosciose. Non mancano altre personificazioni di Freud, ma cominciano anche a balenare scene di rinascita, pure se spesso cariche di violenza. È l'alba e Jung si trova in un territorio roccioso e desertico. Non è solo. Con lui c'è un selvaggio dalla pelle scura. Allora, sei pronto? A fare che cosa? Ma tu chi sei? Carica la tua pistola. La mia? Sbrigati! Ecco, lo sapevo. Guarda là sulla montagna. È Sigfrido su un carro? Sì, fatto con le ossa dei morti. Viene verso di noi. Carica la pistola, maledizione! Dobbiamo ammazzarlo! È morto. E adesso? Adesso scappiamo! Dio mio, cosa abbiamo fatto? Perché ti preoccupi? Guarda come piove. Le nostre tracce verranno cancellate. La vita può continuare. Ma questo senso di colpa non lo posso lavare. Sei stato tu. Sei stato tu che mi hai fatto sparare. Io? Jung si sveglia e ripensa al sogno, ma non ne capisce il significato. Sta per riaddormentarsi quando una voce lo ammonisce. Devi capire quanto hai sognato, altrimenti c'è una sola alternativa: spararti. Conscio della pistola che tiene carica in un cassetto vicino al letto, Jung cerca il senso del sogno. Pensa che Sigfrido possa essere se stesso. Aveva nutrito ambizioni da eroe, ma queste ora non gli si addicono più. Si rende poi conto che il selvaggio può rappresentare il suo lato nascosto, la sua ombra. Forse il senso ultimo è che deve abbandonare gli ideali e riformulare i propri obiettivi. Teme di non arrivare mai a una soluzione. Le visioni cominciano ad essere indistinguibili dalle immagini caotiche degli psicotici e dei pazzi. Combatte per mesi. Ho una laurea in medicina, una moglie e 5 figli. Vivo al 228 Seestrasse a Kuznacht. Ho una laurea in medicina, una moglie e 5 figli. Vivo al 228... Se da un lato si ripete queste litanie per ancorarsi alla realtà, dall'altro incoraggia l'autonomia di alcuni personaggi nati dalle visioni. Non è raro vederlo passeggiare per il giardino conversando con uno di loro. Poi un giorno si fa una domanda. Quello che sto facendo ha qualcosa a che vedere con la scienza? È arte. Ti ha parlato? No. I processi irrazionali che stanno avvenendo nella mia mente non hanno niente a che vedere con l'arte. Quello che scrivi è arte. No, non è arte, perché è natura.
Sente che ci devono essere degli elementi nella psiche capaci di nascere indipendentemente dall'esperienza personale. Crede che quella voce femminile che ha udito da poco sia l'anima, il lato femminile all'interno di un uomo. Sua moglie Emma, però, non ne è convinta. Sei sicuro che non sia la voce di... Di chi? Non fare finta di niente. Spero che almeno un po' di tutto questo travaglio interiore venga da un genuino senso di colpa. In effetti, Jung ha un amante. Si tratta di Toni Wolff, una sua ex paziente, ora lei stessa affiliata al movimento psicanalitico. È difficile stimare quanto sia responsabile dei problemi di Jung, ma forse il suo aiuto e l'accettazione dello stato delle cose da parte della moglie sono strumentali alla guarigione. Emma stessa commenterà. Sarò sempre riconoscente a Toni per aver fatto per mio marito quello che né io né nessun altro avremmo potuto fare in quel momento davvero critico. In effetti, il lungo travaglio di Jung sembra giungere al termine, ma non prima che eventi alquanto insoliti scuotano l'intera famiglia. Emma, sei ancora arrabbiata? Sono in pensiero per i nostri figli. Cos'è successo? Agatha dice di aver visto un fantasma ieri notte. Dice che qualcuno le ha sfilato la coperta dal letto. E Franz ha avuto un incubo e ha disegnato questo. Un pescatore fantasma o qualcosa del genere. Aspetti qualcuno? No, ma non c'è nessuno alla porta. Come non c'è nessuno? D'un tratto Jung ha la percezione che la casa è piena di spiriti e l'aria è densa e difficile da respirare. Poi li sente urlare tutti insieme. Siamo tornati da Gerusalemme. Siamo tornati da Gerusalemme, dove non abbiamo trovato ciò che andavamo cercando. Si mette a scrivere quello che diventerà Septem Sermones e come per incanto la casa viene purgata dagli spiriti e anche la sua mente sembra schiarirsi. È il 1916 e la sua crisi si sta lentamente dissipando. Forse, pensa, tutta la vita aveva evitato il proprio vero sé e solo ora lo aveva scoperto. Di sicuro, Jung riemerge con molte convinzioni che lo distanziano da Freud. Tutto quaglierà per la prima volta in Tipi psicologici pubblicato nel 1921, ma nel frattempo mette in pratica e raffina le sue idee con i pazienti in sedute non di psicanalisi, ma di quella che diventerà psicologia analitica. Quindi non parleremo solo di sesso? No, affatto. Ma prego, si sieda. Non mi devo stendere sul divano? Starà più comoda sulla poltrona. Magari un giorno facciamo una seduta anche in barca. Mi sembra di capire che non sono il suo primo analista. Ne ho visti tanti. Tutti molto corretti, professionali, rigidi. Tutti interessati alla mia infanzia. La regressione infantile può essere utile, ma il rischio è che il paziente vada a cercare cause vecchie per nascondere quelle più recenti. Quindi non devo neanche raccontarle i miei sogni? Quello sì, ma li annoti su un diario. Li analizzeremo nel loro complesso. E comunque non deve avere paura. L'inconscio che esploreremo non è uno scantinato dove ci sono solo cose brutte e represse. È semplicemente la parte sconosciuta di noi, in cui potrebbero esserci anche cose molto buone e utili. Anna Maria è una ragazza che soffre di anoressia nervosa, oltre che di insonnia e di mancanza di concentrazione. Soprattutto ha un lesbismo incipiente che preoccupa molto sua madre. Jung le fa capire di soffrire di un complesso materno molto forte e la incita ad emanciparsi. Ma anche quando Anna Maria diventa un po' più indipendente, le sedute continuano. Lei stessa sembra aver scoperto qualcosa di molto più profondo. Si tratta dei tuoi sogni, vero? Me li vuoi raccontare? Sì. Ne ho fatto uno 3 volte, ma era sempre diverso. Ero su una montagna enorme, fatta come 2 giganteschi seni. La prima volta questi seni si aprono e mi inghiottono. Io urlo così forte che sveglio tutto il palazzo. La seconda volta che li ho sognati, invece, mi abbracciano.
E la terza, mi sento rinascere tra di loro. Non lo so, è come se questa immagine provenisse da un passato al quale appartengo, ma che non è mio. Per Jung, la montagna a forma di seni indica proprio quello, una figura mitologica, archetipa, la madre terra. Le sedute con Anna Maria lo aiutano a sviluppare quello che diventerà un cardine del suo modello della mente, l'inconscio collettivo, un substrato ancora più profondo dell'inconscio personale. La fama di Jung cresce, viene invitato a tenere conferenze all'estero, ma viaggia anche per approfondire le sue teorie, come quando parte per il Nord Africa con l'uomo d'affari Hermann Zweig, visita Algeri, poi Tunisi e infine si spinge nel deserto fino all'oasi di Nefta. Allora, sei contento di essere venuto? Pensavo a quell'uomo che abbiamo incrociato nel deserto, quello vestito di bianco sul mulo nero. Sembrava un fantasma venuto da secoli passati. Certo, qui nel deserto il nostro progresso non è ancora arrivato. Anche gli orologi hanno poco senso. Credo che l'uomo europeo abbia perso il contatto con le proprie radici istintive. Qui invece mi sembra che la gente faccia nascere le proprie azioni dai sentimenti, più che dal volere. Non sono sicuro di capire. Sì, forse neanch'io. Tornato a casa, avverte la necessità di rappresentare in pietra i suoi pensieri più reconditi. Compra un terreno sulle sponde del lago di Zurigo per costruirci una casa, ma inspiegabilmente sua figlia gli dice che dei cadaveri verranno trovati nel punto da lui scelto. In effetti viene rinvenuto uno scheletro e si scopre che in quel luogo nel 1799 erano annegati dei soldati francesi. Jung celebra una cerimonia funebre, poi comincia a costruire la nuova dimora, quella che diventerà la Torre di Bollingen. Non avrà acqua corrente, né elettricità o gas. Anche per questo sarà un rifugio ideale. Desideroso di indagare le civiltà non inquinate dalla modernità, parte per il New Mexico, dove sull'immenso altopiano di Taos vivono gli indiani Pueblo. Jung parla con il capo della comunità, Ochiwai Biano. Guarda facce spigolose di uomini bianchi. Guarda loro occhi che scrutano senza sosta. Cosa vogliono? Loro sempre così preoccupati. Secondo te dove sbagliano? Uomini bianchi dicono quello che pensano con testa. Noi pensa con cuore. Ochoai Biano ha centrato il punto debole degli occidentali. Jung è affascinato dalla religione dei Pueblo. Non è una serie di dogmi o concetti teorici, ma una realtà vera, collegata a fatti eterni. Sente incredibili riverberi con la sua teoria degli archetipi e dell'inconscio collettivo. I suoi interessi si espandono, si approfondiscono. La fama cresce, gli effetti dei suoi insegnamenti sono a volte imprevedibili. Una sua lezione all'università di Yale è seguita da un incidente alquanto singolare. La moglie di un professore scoppia a piangere. Non ho capito una parola della vostra lezione. Mi dispiace, io... No, è che l'ho sentita così profondamente. Ho sentito l'assoluta verità di quanto avete detto. È stato bellissimo. Dall'esperienza di quegli anni nasce il libro Psicologia e religione. Jung sostiene che l'uomo ha una naturale propensione religiosa e che molti suoi pazienti dai 30 anni in su vengono da lui con problemi spirituali. Dottore, io non credo di avere problemi di fede. Parliamo più in generale di senso della vita. Ma allora sono a posto, io mi conosco bene, so quello che voglio fare. Ha mai letto la storia di Tartarin sulle Alpi? No. Tartarin era convinto che le Alpi fossero piene di tunnel e gallerie che permettevano di attraversare le montagne senza rischi. Così,
Pieno di falso coraggio per via della sua illusione, comincia a correre su per le pendici dello Jungfrau. Presto però scopre che non ci sono né tunnel né gallerie e rimane bloccato in preda al terrore. Lei pensa che... Molti di noi progettano la propria vita su delle fantasie, ma prima o poi ci troviamo di fronte alla realtà. Il primo passo è quello di vedere la reale situazione e le sue implicazioni. Poi scenderemo più a fondo in un processo che chiamo di individuazione. Mi affido a lei, dottore. Sono sicuro che mi fornirà delle ottime soluzioni. Io non le fornirò un bel niente, se le dovrà sudare lei. Nel 1938 viene invitato in India e compie il viaggio con grande interesse, ma non ne rimane particolarmente colpito. È strano. Pensavo che l'Oriente ti piacesse. Per alcune cose. Ma queste pratiche ascetiche non mi convincono. Ritirarsi dalla vita. Un uomo che non è passato attraverso l'inferno delle proprie passioni non le ha superate. Non è però immune all'atmosfera mistica di un tempio buddista, al ritmo antico di una danza katakali. Poi, inevitabilmente, come ogni momento cruciale della sua vita, arriva un sogno. Si trova su un'isola a sud dell'Inghilterra. È con un gruppo di amici di Zurigo nel cortile di un castello. Su una parete c'è uno strano traliccio e delle casette per uccellini, tra le quali si aggira un ognomo. Ma c'è qualcosa di ben più pressante. Dobbiamo sbrigarci! È stasera! È stasera! Non capisco. Cosa è stasera? La celebrazione per il ritrovamento del Santo Graal. Solo che ancora non l'abbiamo trovato. Non state lì a parlare! Andiamo a cercarlo! Niente, non è sull'isola. Ma c'è ancora quel promontorio. E come ci arriviamo? È separato da questo tratto di mare, poi è al buio. Accampiamoci. Non può essere che lì. Mentre si sta togliendo i vestiti per tuffarsi nell'acqua gelata, Jung si sveglia. Sente che la vera scoperta, il suo Santo Graal, si trova in Europa. Quando la nave su cui viaggia si ferma a Bombay, non scende neanche a terra, desideroso di tornare in patria. Una volta a casa, riprende gli studi, approfondisce la ricerca sull'alchimia, non intesa come trasmutazione dei metalli, ma come processo di conoscenza e purificazione dell'animo, una controparte storica della psicologia dell'inconscio. Il procedimento è simile, separazione e analisi, poi sintesi e consolidamento, come scriverà in Psicologia e Alchimia nel 1944. Continua poi la costruzione della torre a Bollingen, che carica di simbologia arcana. Ordina una grande pietra triangolare da mettere di fianco all'ingresso, ma dalla cava gli mandano per sbaglio una pietra quadrata. Ci dispiace, signore. Lo faremo subito riportare indietro. No, no. È questa la mia pietra. La devo avere. Il giorno dopo, con lo scalpello, vi incide sopra la frase dell'alchimista Arnaldo da Villanova. Qui si erge la mediocre, sgraziata pietra. È molto poco costosa. Più è disprezzata dagli stolti, più è amata dai saggi. I versi descrivono la pietra alchemica, ma forse anche Jung, più volte accusato di misticismo, vi si rispecchia. Nello spiegare il significato di quella pietra che continua a incidere con frasi e immagini, dirà: la pietra sta fuori la torre ed è come la sua spiegazione. È una manifestazione del suo occupante, ma rimane incomprensibile agli altri. Carl Gustav Jung scompare il 6 giugno 1961. Due ore dopo la sua morte, scoppia un grande temporale e un lampo colpisce il pioppo vicino al lago sotto il quale aveva l'abitudine di sedersi.